Italiana, come sapete, non è quella idonea per la ritmica, quindi abbiamo tenuto fuori alcune difficoltà e le presenteremo poi agli europei di Stoccarda. Le ragazze si erano già esibite in precedenza nell'esercizio con sei nastri, che anche quello fa parte del programma tecnico per gli europei. Dicevamo, Amalia, sono tutte le stesse ragazze che hanno preso parte agli europei di Göteborg o c'è stato un parziale rinnovamento all'interno della squadra? No, rispetto a Göteborg sono cambiate tutte direi. C'era soltanto la Michela Frigoli che allora era in riserva e che adesso è entrata titolare. È una squadra molto giovane, si allenano a Castellanza, ad Uncefas e adesso molto presto saremo in allenamento permanente a Belluno per mettere a punto le ultime rifiniture, anche perché molte ginnaste vengono da fuori, per cui è molto difficile per la squadra riunirle e allenarle, questo è un problema che c'è da sempre. Comunque con questo Cefas quest'anno siamo riuscite a ovviare a questo problema in parte. Si sono allenate. Cefas, c'è un centro di formazione permanente specializzazione, è anche un periodo particolare, delicato per loro, perché sono quasi tutte studentesse, hanno anche l'impegno scolastico che volge al termine. Sì, sono tutte studentesse, adesso loro in pratica devono finire, terminare a maggio, verso metà maggio tutti i loro impegni scolastici, perché poi saranno sempre in allenamento fino alla settimana di giugno dove faranno gli europei, quindi dovranno concludere la loro preparazione in pratica. Ecco, la squadra azzurra non solo a Göteborg ma anche ai recenti mondiali ha presentato esercizi di notevole valore per quanto riguarda la composizione. Apprezzato da tutte il valore della composizione, cioè l'insieme degli esercizi e delle difficoltà tecniche della parte coreografica, ci sono state degli errori a livello esecutivo. Anche questi esercizi stanno confermando il valore della composizione. Quindi queste ultime settimane decisive prima dell'appuntamento continentale di Stoccarda dovranno servire per assimilare i movimenti, i passaggi, gli scambi. Sì, serviranno appunto per rifinire e per mettere a punto quelle cose che non siamo riuscite durante l'inverno, in quanto la composizione, come ha detto lei, è buona, l'abbiamo verificato in tantissime occasioni. Quindi dobbiamo mettere a punto invece l'esecuzione, stanno terminando. Infatti ecco, suggestiva anche la base musicale, no? Avete